quale tradizione, a quale periodo storico ci dobbiamo riferire, cioè l'evoluzione che nasce col desiderio dell'uomo, della donna, della comunità, di emanciparsi, di crescere, di essere sempre più alla moda. E quindi noi invece con quest'arco temporale abbiamo preso, insomma, spunto, e lo vedremo anche dalla prossima relazione, quelle che sono le documentazioni proprio di questo periodo storico, che è quello al quale ci rifacciamo maggiormente, anche perché abbiamo maggiori elementi che ci portano, insomma, in questo periodo storico, un po' con gli scritti, con i documenti che si sono ritrovati nel tempo, ma anche con lo sviluppo tecnologico, la nascita della fotografia. Questo è un elemento fondamentale per tutti i ricercatori, anche se poi, come ho detto anche prima, ci insegnerà Cristiano Cani che la fotografia, soprattutto nel passato, era un momento particolarmente importante e complesso, quindi doveva essere costruita la fotografia. E allora bisogna saper leggere tra le righe della fotografia che cosa vuole rappresentare, quali sono gli elementi che sono presenti in quel contesto ben preciso, perché ovviamente anche la fotografia può essere, è vero, un elemento autentico di un momento, oppure una costruzione di una rappresentazione. Bisogna capire come, insomma, si possono diversificare, come si devono e si possono diversificare attraverso appunto la lettura, la tecnica, la competenza. E noi oggi la vediamo un po' come dire, come un aspetto molto romantico questo della fotografia, però è fondamentale perché ha segnato l'inizio della evoluzione, della tecnologia, della ricerca. Noi oggi che viviamo in una era dove tutto è liquido, dove tutto è immediato, pensiamo invece alla complessità della realizzazione di queste che sono fotografie, opere, possiamo definire. E qui c'è tutto un lavoro molto interessante, non soltanto di queste che noi abbiamo in queste dimensioni grandi, grazie al lavoro che è stato fatto di ricerca qui a Serramanna, ma anche di ausilio delle piccole tecnologie, dei software. Poi ci parlerete voi, insomma, di come siete riusciti a ricostruire, a renderle anche leggibili molte che invece erano col tempo sbiadite, consumate, rovinate, eccetera eccetera. Quindi noi entreremo, insomma, in questa ulteriore dinamica, perché prenderemo questo come spunto, come riferimento per la ricostruzione di quelli che sono gli elementi del vestiario che noi oggi possiamo vedere indossati nelle occasioni principali. Cioè, le occasioni principali oggi sono, per fortuna, insomma, le grandi manifestazioni di fede, sia quelle locali che quelle di carattere regionale, come quella di Sant'Efisio o altre grandi manifestazioni che si svolgono in Sardegna, dove lì è importante mettere in luce, insomma, tutto quello che è il frutto di questa ricerca e di questa ricostruzione. Quindi però vedremo come ci si arriva, insomma, a questa ricerca e ricostruzione, prendendo spunto dall'ambito della documentazione fotografica. La documentazione fotografica, che poi automaticamente ci fa pensare anche alla documentazione audiofonica, che già appunto nella metà dell'Ottocento sono state tutta una serie di primi sviluppi sulla cattura della registrazione della voce umana. Poi nel secolo successivo invece tutto un ulteriore sviluppo con il nastro magnetico, quindi anche la possibilità non solo di catturare la voce, di registrarla, ma anche di poterla riprodurre. E anche grazie a quest'altro elemento, come dire, sviluppo tecnologico, noi abbiamo una infinità di ricchezze locali, insomma, che ci permettono di guardare con molto orgoglio, con molto piacere, insomma, quello che è il patrimonio culturale della nostra isola. Ma torniamo, insomma, all'oggetto, che è quello della fotografia e quindi dell'aspetto etnografico, iconografico col vestiario popolare. Cristiano Cani credo che tutto il mondo delle folklore, delle tradizioni popolari conosca bene per il suo lavoro veramente certosino di ricerca di tutto questo patrimonio fotografico, ma anche per il suo impegno nell'ambito della coreutica popolare, quindi della sua esperienza del ballo, che fortunatamente trasferisce, insomma, non solo alle nuove generazioni, ma anche agli adulti che vogliono riavvicinarsi a questa,
a questa pratica qui a Serramanna. E c'è una cosa che io devo dire pubblicamente che mi piace molto, perché lo ha già anticipato anche il professor Marras quando diceva che abbiamo chiacchierato e c'è questa nuova coscienza, no, del recupero dell'autenticità. E anche in questo senso Cristiano Cani lavora molto bene, perché fortunatamente ha tolto tutti quegli elementi quando insegna come dire, il patrimonio del ballo popolare, non insegna le coreografie, ma ritorna a quello che è il patrimonio etnocoreutico, quindi l'arte della danza dei popoli, il muoversi con i ritmi della musica, quei passi, quei movimenti, quelle figure che sono insomma il patrimonio innato di ciascuno di noi, e quindi le riporta come dire, così come le abbiamo conosciute. E questo è molto bello, è molto importante, tanto è vero che tanti gruppi folclorici fortunatamente stanno ritornando a quella dinamica di desiderio di autenticità, togliendo tutto quello che nel corso del tempo come dire, si è aggiunto per creare ulteriori elementi di spettacolo. Però ecco, adesso veniamo al patrimonio tuo fotografico, quindi vedremo come si arriva a utilizzare come elemento di riferimento la fotografia per la ricostruzione del vestiario popolare, e poi ci sarà questa bella chiacchierata che farà Cristiano Cani con Walter Serra, perché così ci spiega anche come si è arrivati a visionare oggi questo patrimonio fotografico, come è andato, come è successo che insomma sono riusciti ad entrare in possesso di tutti questi documenti. Per cui cedo subito la parola a Cristiano. Ringrazio gli amici dell'Associazione Tradizioni Popolari per la cospicua, per la proficua e costante collaborazione. E vorrei ringraziare anche il professor Marras, perché è riuscito a fondere tante discipline in un discorso veramente interessante. E l'insieme delle discipline diverse è quelle che dovremmo sfruttare anche noi per la ricerca, perché non basta guardare una foto, ma dietro quella foto c'è un mondo. L'ha ben saputo esprimere il professore, grazie. Non possiamo iniziare se non parliamo un pochino della storia della fotografia. Quella che vedete in alto al centro è quella che viene considerata la prima foto della storia, perché per la prima volta un'immagine è rimasta impressa in maniera permanente su un supporto. È del 1826, quindi scordiamoci di avere foto del 1600, 1700 come molto spesso si dice. Ed è opera di questo signore a sinistra in alto, Giuseppe Nicefalo Nipse, che ebbe dei trascorsi importanti anche a Cagliari. Era un ammiraglio della flotta francese che dopo l'assalto francese del 1793 il governo francese chiese una nuova ricognizione del Golfo di Cagliari a Nipse, e lui scrive nel suo diario col fratello, che era generale dell'armata francese, che ha effettuato dei diversi esperimenti fotografici nella rada di Cagliari. Non li avremo mai questi esperimenti, perché se la prima foto della storia del 1826 sicuramente sono scomparsi, però Cagliari entra a far parte assolutamente nella storia di questi processi, sulle tecniche, sull'evoluzione delle tecniche fotografiche che ci portano alla fotografia. L'uomo in alto a destra è Louis Daguerre, affianca Nipse nei studi fotografici, della tecnica fotografica. E alla morte di Nipse prosegue e nel 1839 brevetta la sua tecnica fotografica, che si chiama daguerreotipo. Nell'agosto dello stesso anno il governo francese acquista il brevetto e lo rende pubblico, ufficializzando di fatto la fotografia. Un anno dopo, all'Università di Cagliari, nella facoltà di filosofia, nel corso di fisica sperimentale, già padre Stefano Sirigu insegnava le tecniche fotografiche, quindi un anno dopo l'ufficializzazione della fotografia si conoscevano le tecniche anche a Cagliari. Quella che vediamo in basso sulla sinistra è quella che per ora è la prima foto conosciuta in Sardegna. È una nobildonna cagliaritana e la foto è databile tra il 1844 e il 1845. Probabilmente ad opera di un fotografo francese, Claudio Porras, perché esiste una sua pubblicità in un periodico dell'epoca di Cagliari che descriveva il suo studio fotografico presso la casa del farmacista Cossu a Villanova Sottoterrapieno. Quindi presumibilmente
via San Giovanni o qualche parallela all'inizio. Dico presumibilmente perché non abbiamo una firma nella foto e sappiamo che già in quell'epoca molti fotografi inglesi e francesi scendevano in Sardegna, chiamati dai proprietari delle miniere per fotografare le proprietà, le varie proprietà minerarie. Passiamo al 1854 con un altro francese, Disdery, che brevetta un formato fotografico importante, il formato carta da visita, che vedremo poi utilizzato fino ai primi del Novecento. Perché è importante? Perché riduce i costi della fotografia e nella stessa lastra fotografica potevano essere fatte 4, 8 o 16 fotografie, quindi al costo di una lastra potevamo avere più immagini. Qua invece sulla destra vediamo una foto del primo fotografo sardo, che è Raffaele Arrui, conosciuto per lo più per i suoi dipinti utilizzati da molti gruppi folk perché sono dipinti di abiti tradizionali, quindi importantissimi, ma lui è il primo ad aprire una tipografia privata in Sardegna e nel 1846 insegna anche lui le tecniche fotografiche e apre il suo studio nell'attuale via Porto Scala, ex contrada delle Cucine. È una foto che possiamo datare tranquillamente perché è una carta da visita, quindi non può essere antecedente al 1854, anno del brevetto, e non può essere successiva al 1857 perché in quell'anno Raffaele Arrui muore. Quindi abbiamo una datazione che ha un range di 3 anni. Alla sua morte gli succede il figlio Eugenio, Eugenio Arrui, che è probabilmente il primo a realizzare foto di costumi sardi. In questo caso colorate a mano, dipinte a mano. Altre sue foto, quelle che abbiamo visto prima, erano della mia collezione, altre le troviamo in alcune pubblicazioni come quella di Oliviero Maccioni dell'82, Cagliari fra cronaca immagini, non erano molto nitide, abbiamo la fortuna di averle qua sulla sinistra, fotografate dal nipote del proprietario, che era Pietro Leo il proprietario, che le acquisì a Roma, e ce le ha fotografate, quindi abbiamo queste foto di una nitidezza assolutamente perfetta, quasi, oserei dire. Contestualmente a Eugenio Arrui abbiamo anche un altro cagliaritano, Agostino Lei Rodriguez, attivo dal 1860, che anche lui realizza delle foto di costumi, una serie di foto, di 13 foto in costume dipinte a mano, ne vediamo 4 come esempio qua in alto, ma realizza un'infinità di fotografie di costumi durante tutta la sua vita lavorativa. Giuseppe Luigi Cocco. Importante perché succede, diciamo, è allievo di Lei Rodriguez, e qui vediamo un'altra notizia. Se noi non conosciamo niente di questi fotografi, comunque riusciamo a poter adattare una foto a livello generale. Queste due che vedete sulla destra, le riusciamo ad adattare, la prima tra il 1860 e il 1870, mentre l'altra successiva al 1870, e questo ce lo dice il tipo di supporto. Abbiamo altre foto qua di Giuseppe Luigi Cocco, sempre di costumi, in questo caso da me attribuite a Giuseppe Luigi Cocco perché sono di una collezione del signor Mereu che li ha messi in un blog importantissimo sulle tradizioni popolari che vi invito a vedere, a Merblog. E la foto in basso a sinistra esiste un'altra riproduzione con la firma di Cocco. C'è da dire però che all'epoca Cocco e la Rodriguez lavoravano insieme, quindi potrebbe esserci una doppia mano. Non solo Cagliari, dal 1860 in poi molti paesi si dotano di studi fotografici. Da notare probabilmente la cosa più importante, il 1860, padre e figlia, una donna che è fotografa, che è rarissima quasi ancora oggi, è Jeanne e Anna Mailand, francesi. Dal 1870 Oristano con Achille Parnicic, Nuoro con Giuseppe Camidaniello, e poi via via molti paesi si dotano di centri di studi fotografici. Altro fotografo importante per la storia della fotografia isolana è Raffaello Canzani, che è attivo dal 1880, proveniente da Livorno, anche lui realizza tantissime foto di costumi sardi, molte di quelle che state vedendo sono esposte qua sotto. Un'altra cosa che possiamo utilizzare per poter datare le immagini è anche la tecnica fotografica. Qua vediamo 2-3 foto, di cui 2
realizzate con un tipo di sale d'argento per lo sviluppo, ma che risultano poco contrastate rispetto a quella di destra, che è successiva probabilmente, e utilizza un sale d'argento diverso, quindi è molto più nitida e contrastata. Il supporto è uguale, una carta albuminata. L'albumina era una sorta di colla che si metteva nel supporto per poter far aderire poi l'immagine. Albuminata perché è una sostanza presente anche nell'albume d'uovo. Queste foto che sto facendo vedere adesso sono di Evaristo Mauri, forse uno dei più importanti fotografi per la storia della fotografia in Sardegna. E lui è probabilmente il primo che realizza anche le cartoline illustrate. Qua vediamo tre esempi della mia collezione con gli originali e le cartoline a fianco, probabilmente attorno al 1895. Le prime le fa stampare nella tipografia più importante dell'epoca, che era Dresda, la Stengel & Co., che dal 1885 realizzava circa 5.000 cartoline al giorno, e da quell'epoca, da quella data fino agli anni 30, esplode la mania della collezione delle cartoline, e la Sardegna ne fa assolutamente parte. Io ho recuperato cartoline illustrate di costumi sardi dalla Nuova Zelanda, dall'Argentina, da tutte le parti del mondo. E successivamente probabilmente le fa stampare invece a Cagliari, perché cambia la decitura da Stengel & Co. a proprietà Evaristo Mauri, quindi probabilmente riesce a farle stampare in Sardegna. Probabilmente le prime stampate in Sardegna sono fatte dalla tipografia Valdès verso la fine del 1898, perché esiste una pubblicità della cartoleria Valdès degli inizi di quell'anno, quando si sposta da via Torino a Palazzo Valdès, appena costruito in Viale Regina Elena, dove non appare la vendita di cartoline, quindi una cosa così innovativa non poteva non essere messa in una pubblicità. Ecco il motivo per cui ho dato la stampa delle cartoline attorno al 1898. E sono sempre queste informazioni sono sempre ancora col beneficio di inventario, perché non abbiamo ancora la certezza assoluta della datazione. Le foto venivano utilizzate non solo per stampare le cartoline, ma anche per fare delle pubblicazioni, come ad esempio l'album di costumi sardi con note illustrative di Enrico Costa, con una coppia di donne di Iglesias che lavorano alla lana. In questo caso abbiamo due considerazioni da fare. La prima, la donna in piedi, viene sostituito l'abbigliamento. Da un abbigliamento giornaliero la si trasforma con un abbigliamento di gala, probabilmente per vendere di più. La seconda cosa è che ci dice che le foto ci fanno vedere anche dei tipi di abbigliamento che oggi non vediamo più, come la donna seduta che utilizza una gonna, probabilmente in panno rosso, che Iglesias non si usa più oggi, ma forse la vediamo solo a Sant'Antioco, se non ricordo male. Importante è trovare sempre l'originale, perché una cartolina ci dice tanto, ma non riusciamo mai a entrare nei dettagli. Ad esempio, l'orecchino non si percepisce, mentre nella foto originale, ingrandendola, abbiamo la totale comprensione di quello che è addosso. Sempre editoria e fotografie, in questo caso il Dalzani, che realizza le 43 tavole litografiche della Galleria di Costumi Sardi edita dal Buon Umore nel 1878, e utilizza le foto di quattro fotografi: Eugenio Arui, Giuseppe Luigi Cocco, Luigi Kurner di Sassari e Camille Daniele di Nuoro. In questo caso una mia fotografia presente nella mia collezione, che trovo anche come copia nel Museo di Storia Naturale di Firenze, viene utilizzata per realizzare la litografia dell'Uomo di San Vito. Altra pubblicazione editoriale bellissima, che purtroppo non andò a buon fine, fallì per l'elevato costo di stampa, veniva fatta stampare a Parigi, è l'album e vedute di costumi sardi, ovvero la Sardegna illustrata, con le fotografie di Agostino Lai Rodriguez, che poi venivano dipinte ad olio, infatti si chiamano oleografie. E questo è un esempio bellissimo di una copia quartese. Anche Viaggiatori, come Gaston Guillier, che pubblica nel 1893 Le isole dimenticate, le Baleari, Corsica e Sardegna, utilizza le fotografie di Evaristo Mauri per fare le sue litografie.
curiosità, se nei primi tempi le tipografie rubavano praticamente le foto dei fotografi e facevano le cartoline, quindi lo stesso soggetto ce l'avevamo edito dalla tipografia De Sì, dalla tipografia Valdès, da tutte le altre, fino addirittura all'Alta Rocca di Terni o quelle milanesi, a un certo punto qualche fotografo si rompe le scatole e mette i diritti d'autore, e qui ho trovato una gazzetta ufficiale del 1902 dove c'è l'elenco dei diritti d'autore delle cartoline di Antonio Zonini, sassarese. Nel 1904 la rivista Ledera, sassarese, parla dello studio di Antonio Zonini e dice che al suo interno erano presenti circa 600.000 cartoline di paesi, vedute e costumi dell'isola. Quindi pensiamo a quante ce n'erano. E andiamo un po' nel merito di come analizzare le fotografie. Qua vediamo due fotografie con la stessa persona. A sinistra vediamo che indossa un abito di Sennori e a destra poi lo vedremo. Riconosciamo la località anche perché c'è scritto dietro che è di Sennori, ma l'avremmo capito. È sicuramente un abbigliamento arcaico, quindi stiamo parlando di una foto realizzata dopo il 1881, ma non prima del 1890, di Evaristo Mauri. È coerente con l'abbigliamento dell'epoca, assolutamente. Qualsiasi capo che indossa è assolutamente coerente. Probabilmente la persona non vestiva quotidianamente l'abito tradizionale, perché il corpetto gli sta molto, molto largo. All'epoca dovevano calzare a puntino. L'immagine veritiera, sì, può essere utilizzata per una catalogazione, per una ricerca dell'abito di Sennori, assolutamente sì. Non possiamo dire la stessa cosa della foto a fianco. Perché? Perché lo stesso abito gli tolgono il corpetto e gli mettono quello di Oliena. E tutto il resto rimane di Sennori. Quindi, è utile questa foto per Oliena? No. Magari forse solo il corpetto, solo l'abito potrebbe essere utile per una catalogazione, ma tutto il resto no. Quindi dobbiamo sempre dare un occhio critico a quello che stiamo guardando. E ricordiamoci anche che all'epoca molti fotografi avevano diversi costumi nel loro studio fotografico e chi voleva si poteva mettere quello che voleva. Infatti molto spesso abbiamo magari un abito di nuoro però con un grembiule di un'altra parte, quindi chi ha l'occhio attento riesce a riconoscere questi dettagli. È importante anche la ricerca della vita dei fotografi perché ci danno tantissime informazioni, quindi le pubblicità presenti ad esempio nelle guide, gli articoli di giornale come nella Gazzetta Popolare o anche i retri delle fotografie. Ad esempio qua in basso a sinistra abbiamo due retri delle foto di Raffaello Canzani, un altro fotografo che abbiamo visto prima, tipo dal 1880, e abbiamo una pubblicità sempre sua dove parla di un premio preso nel 1897, che non compare nel retro di queste fotografie. Quindi sappiamo benissimo che queste fotografie sono antecedenti a questa data. Ecco l'utilità di capire di conoscere la vita del fotografo, come anche le varie conferenze che si fanno sui fotografi, ma anche le cartoline. Questa cartolina ci fa vedere lo studio fotografico che era prima di Agostino Lei Rodriguez e poi di Nissimi. Infatti c'è scritto Cavaliere Annissimi in fotografia. Tutte queste informazioni a cosa servono? A cosa serve questa mia chiacchierata, diciamo, a capire come poter datare al meglio possibile un'immagine. Se noi non sapessimo nulla di questa foto, ad esempio, noi sapremmo che sì, un signore campidanese, probabilmente dell'interno di Cagliari, ma come potremmo datarla? 1860, 70, 80, primi del Novecento, abbiamo un range di quasi 50 anni, tanto. Tutte queste informazioni invece ci aiutano a restringere questo dato. Al termine, ve lo dico velocemente, se noi guardiamo il retro, leggiamo via mano il numero 2. Giuseppe Luigi Cocco, che è l'autore della fotografia, ce lo leggiamo sul fronte, va a lavorare via mano il numero 2, finanziato dal Barone Rossi nel 1874. E smette di fare fotografie nel 1878.
Ecco che da 40 a 50 anni riduciamo l'arco temporale a soli 4 anni. È anche vero che l'abito che indossa è più datato probabilmente, perché si vede che non è nuovo, ma è anche vero che in quegli anni lo utilizzava, e quindi abbiamo una testimonianza assolutamente veritiera di quello che stiamo guardando, e riusciamo soprattutto a dare una datazione corretta. La stessa cosa può avvenire anche per le cartoline, in questo caso sia per datare la cartolina, ma che per datare l'immagine, quindi il tipo di timbro utilizzato, che ha una data di inizio, di utilizzo nei vari paesi. Ad esempio questo timbro che vediamo, che non si legge magari la data, sappiamo che a Cagliari viene utilizzato dal 13 aprile del 1890, a Nuoro dal 3 giugno, quindi abbiamo una data certa, così come l'emissione del francobollo è una data certa, così come la mancanza di una striscia verticale sul retro della cartolina, che si chiama divided back, che viene utilizzato dal Regno d'Italia a partire dal 1906, ed era da quella data che si poteva scrivere qualche frase dietro la cartolina, cosa che qua non c'è, quindi questa cartolina è sicuramente antecedente al 1906. Ma la foto, l'immagine che presenta la cartolina è sicuramente più vecchia, più antica. È una foto, una cartolina di Evaristo Mauri, e quello che ci dà la datazione è questo signore che suona le leonetas, che lo troviamo nelle litografie della pubblicazione di Gaston Vuillier del 1893. Di un viaggio fatto tra il 1890 e il 1891, quindi non può essere successiva al 1891, come non può essere antecedente al 1881, anno in cui Evaristo Mauri apre il suo studio a Cagliari in corso Vittorio Emanuele 24. Ecco che anche qui riusciamo a dare un range abbastanza coerente e corretto per datare un'immagine. Con questo, che c'è la bibliografia che non leggiamo, possiamo partire anche con la chiacchierata con Walter. Quando e come è iniziata la raccolta di foto, la tua passione e questa ricerca? A tutti, la domanda è quasi automatico, dire che è stata il frutto della nostra nuova associazione, che aveva bisogno delle basi concrete su cui fare questo lavoro di proposta tradizionale, perché Saramanna purtroppo pezzi sartoriali quasi non se ne trovavano, quindi per forza di cose abbiamo dovuto fare una ricerca basata quasi esclusivamente sulle foto, e poi con il tempo siamo riusciti a trovare anche qualcos'altro. Hai trovato qualche difficoltà? Inizialmente sì, perché molta gente non aveva avuto quella sensibilità nel capire quello che volevamo fare, qualcuno che ancora ci sia da lavorare in questo senso. Però poi con forza di parlarne, forza di lavorarci sopra, devo ammettere che le risposte ci sono state. Come potete vedere abbiamo accumulato una discreta quantità di foto che sono utilissime, e che quindi comunque sia speriamo ancora di averle. Quali sono i metodi che hai utilizzato per recuperare queste immagini? Io, con la fortuna del mio lavoro, potevo tranquillamente entrare in casa delle persone, quindi avendo un rapporto fiduciario potevo anche, perché le foto essenzialmente sono qualcosa di molto privato ed è solo anche una cosa molto preziosa, perché noi intendiamo la foto oggi come oggi in un modo differente da come veniva considerata prima. Prima aveva un valore spropositato sia per quanto riguarda i rapporti personali e altro. E poi per me la sensibilità di alcuni saramanesi meravigliosi che hanno voluto contribuire con le loro foto bellissime e che non finirò mai di ringraziare. Quando arriva una nuova fotografia, cosa fai? Come procedi? Qual è il tuo modo di procedere? Allora, la vastità degli argomenti, perché ogni foto è differente, però ogni foto ha un suo discorso ben preciso, quindi la devo collocare anche in un arco temporale. Ecco che allora per capire, perché molte foto molte volte non hanno scritto dietro nome, cognome, data di nascita del resto, non ci sono informazioni, e quindi devo anche interpretare la foto. Ecco, quindi anche tu hai fatto quel discorso lì. Tra l'altro, la differenza tra la mia ricerca fotografica e la tua, c'è una vera differenza, perché io
praticamente nella mia collezione di fotografie conosco solo pochissime persone che sono in quelle foto, mentre tu è per l'esatto contrario. Non tutte, ma così, sicuramente so chi sono e a quale famiglia appartengono e il contesto con cui esistono quelle foto. Ed è molto bello, e trovo che sia anche più interessante vedere queste foto in quell'ottica, specialmente in una comunità che sta cercando di costruire la sua... Certo, anche perché quelle foto raccontano in questo caso la storia del paese, a differenza mia che raccontano la storia del fotografo fondamentalmente. Io non avevo la più valida idea di cos'era la storia di San Romano, se non adesso che ho visto queste foto, finalmente ho modo di poter capire bene le cose. Sì, poi tra l'altro chiacchierando mi dicevi anche che riesci anche a riportare una qualità migliore a qualche immagine magari arrivata... È stato lo scopo iniziale, proprio a entrare nel dettaglio della foto per capire bene quello che a noi serviva per poter avere una qualità superiore nella proposta delle tradizioni. Quindi utilizzando dei software particolari nella post-produzione sono riuscito... Quasi ogni foto tre lavorata, non ce n'è nemmeno una che è stata presa, scannerizzata e riproposta, sono state tutte ripulite, migliorate, presumo sia più gradevole, più godibile. C'è una maggiore leggibilità assolutamente dell'immagine. Sì. Quali sono i risultati di questa ricerca che continuerà sicuramente? Allora, i risultati della ricerca sono che noi stiamo non buttando via questo lavoro, ma lo stiamo registrando, stampando le foto. Abbiamo realizzato dei bei libroni grossi, album fotografici a tema, quindi lasciamo un lascito anche a tutte le generazioni, perché purtroppo è un dato di fatto, le generazioni stanno, quelle che potevano dirci qualcosa sul passato, stanno scomparendo completamente, anche se poi alla fine una persona mi ha detto che ero io l'ultimo, che si occupava di queste cose. Tutto questo nasce per un motivo, che è quello di far capire a chi ancora magari si tiene in riservo qualche documento della comunità, sì, di farsi avanti, perché stiamo raccontando in questo caso la storia del paese, non è un tuo arrivo personale a qualcosa, no. Assolutamente, ma qualsiasi elemento è utile, così come un capo di abbigliamento, così la fotografia, sono assolutamente utili perché sono parte di quel puzzle che piano piano va a ricomporsi per dare quella verità a cui andiamo, perché noi quello che stiamo facendo qua a Serra Manna, ma anche collaborando con altri gruppi folk, è quello di arrivare a quella verità a cui non arriveremo mai perché non c'eravamo fondamentalmente, ma il nostro obiettivo è quello. Quindi se qualcuno di voi ha qualche materiale a cui è disposto... Ma infatti il titolo della manifestazione è ricerca continua. Esatto, e questo è veramente una richiesta che noi vi facciamo col cuore, perché quello che avete in casa è la storia di casa vostra, è la storia della vostra comunità. Vorrei aggiungere un dettaglio molto importante, è che ci siamo avvalsi del social e che ci ha permesso di conoscere delle persone che non sono più residenti nel nostro centro abitato e che, essendo di Serra Manna, comunque hanno potuto contribuire con il loro album che avevano a casa, di notizie che non avremmo mai potuto, quindi la ricerca non è limitata soltanto al nostro paese, ma è importantissimo farla anche fuori. Abbiamo avuto dei bellissimi contributi da San Massi, da San Concas, da San Rocco, scusate, da Villa Sorre specialmente. E quindi i social sono stati una divulgazione e la scelta di condividere è stata, credo, vinta, perché a un certo punto ci siamo fatti conoscere, specialmente per il nostro lavoro, e quindi siamo felici di quello che abbiamo fatto e speriamo di poterlo continuare ancora. Grazie. Grazie mille.